Lac de Garda, Giacomo Floriani, o Garda dai tramonti veneziani, che ti innamore come i occioni neri di una bella putella di vintani, cargati di passion e di misteri. O Garda, dai giardini profumai, basati da un'eterna primavera, in do gode la pace innamorai e canta ini d'amor la capinera. O Garda, sempre pien de bei colori, teneri come quei del buon pastel, te pare a volte, in mezzo ai tuoi splendori, una gran gema cascata dal cielo. Quando le vele le cunai dall'onda, all'usor della luna e delle stelle, e le vaga lontan de sponda a sponda, come tante visioni de fate belle, quando riflessi ricamai d'oro, i zuga sotto il cielo, tutta in pizzà, e i pescatori al largo, cantando un coro, i somena de re l'acendorà. Allora, o Garda, azzurro come il mar, che te cante la pace e la battaglia, ben proprio la voglia grande sigar, va là, che te sei l'ac più bel d'Italia. Ecco qua. Bene. Cari amici di Telegarda, appassionati di diretto, ben ritrovati per questa puntata. E vedete che ho ancora qui Livio Parisi, ben ritrovato Livio. Grazie. Che ci ha aperto una prima volta la porta e ho detto adesso non la faccio chiudere più e ne approfitto per venire ogni tanto a trovarlo qui. Guardate intorno che bel ambiente che ho. Siamo a Castelletto di Brenzone. Voi direte, ma come mai per parlare di Floriani andate a Castelletto? No, vi dico subito che siamo a Castelletto perché qui c'è Livio Parisi. Ma naturalmente andremo anche a fare qualche puntata con lo stesso Livio su alla Baita, appunto, vicino al Rifugio San Pietro, perché è doveroso. Ma qui siamo venuti proprio per una questione logistica, per venire a trovare Livio che in questo periodo è preso dalla sua attività, di cui magari lui ce ne parlerà dopo. Avete sentito questa bella poesia, El Lac de Garda. Bene, devo ancora richiamare la vostra attenzione sui colori che non mancano mai nei versi di Floriani. Guardate, già all'inizio, che t'innamore come i occioni neri, i neri. Ma andiamo sotto. O Garda sempre pien de bei colori, una gran gema cascata su dal cielo, la gema dall'idea dei colori. All'usor della luna e delle stelle, luccichio, anche questo è colore, riflessi ricamati d'oro, e anche questo è colori, ma andiamo sotto, il ciel tutto in pizzà, e poi questo bello, e i pescatori all'ar, cantando un coro, i somena de re lac indorà, anche qui altri colori, allora o Garda azzurro, altri colori. Quindi ho già detto più volte, quando ho parlato di Floriani, che nelle poesie di Floriani spesso, anzi sempre, ci sono i colori, gli ambienti, i luoghi, i rumori. Veramente Floriani sa dare tutto dell'ambiente in cui vive e che ama, tutti i suoi aspetti caratteristici. E i colori sicuramente fanno da primi attori. Beh, detto questo, però voglio sapere, Livio, come mai sei a Castelletto di Brenzone, tu che mi pare sei originario dell'Alto Garda. Esatto, sono originario di Riva del Garda, precisamente, e nel lontano 1959 mio padre è venuto giù e ha aperto un panificio qua, e quindi facevo allora al tempo la terza elementare, e poi ho conosciuto mia moglie che abitava vicino a casa mia, la quale mi ha catturato e sono felice sposo di lei. Quindi sono passati moltissimi anni, molti decenni, però devo dire, adesso parlo un po' in dialetto, bene, che tutti mi riconosce il dialetto trentino, deriva, perché ne abbiamo parlato poc'anzi,
le mie radici sono rivane e quindi mantengo il mio dialetto tranquillamente. Poi naturalmente Riva mi è rimasta sempre più nel cuore perché ho fatto le medie a Riva del Garda, il liceo a Riva del Garda, ho insegnato a Riva del Garda, insomma ho i parenti a Riva del Garda, ho degli amici a Riva del Garda. Però il quindi... fatto, Livio, che tu abbia mantenuto il dialetto alto gardesano vuol dire che tu sei molto legato intimamente, perché altrimenti uno tende ad acquisire il dialetto locale. Invece tu hai ancora questo dialetto. Ma guarda che a distanza di decenni e decenni e decenni mi riconoscono questa parlata. Assolutamente rivana, trentina rivana, insomma, ecco. Con l'accento fonico chiuso, mi raccomando. Esatto, l'off, esatto, l'off, l'off. La bon, no, beh, la parisola. La parisola, esatto, esatto. E quindi tu hai sposato una di Brenzone. Sì. E quindi ti sei stabilizzato qua. Mi sono stabilizzato qua, esatto, sì. Poi ho costruito la mia famiglia qua e tutto quanto, insomma. Però devo dire una cosa molto importante, che minimo una volta alla settimana io devo rientrare dalla mia terra natia, che arriva dal Garda, parcheggio la macchina e vado al mio solito bar, trovo dei vecchi amici, ormai vecchi perché insomma la realtà è questa, è passato qualche anno, e devo dire che il mio cuore batte ancora lì, diciamo, esatto. Batte un po' qua, sì. Qua per motivi sentimentali, perché chiaramente, certo, la moglie, certo, ha fatto, beh, ma io, sì, approfitterei, però scusa Livio, ma sì, qui intorno adesso spero che il nostro regista inquadri, sta passando il battello, appunto, certo, quindi niente roba di montagna, la guardia forestale, ma abbiamo un battello lacustre, quindi siamo proprio in un ambiente diverso, anche se la poesia che va letto prima dimostra che Giacomo Floriani amava anche il lago, non solo la montagna. Sì, perché aveva, faccio una parentesi, abitavo nel centro di Riva del Garda all'inizio della sua, e avevo un balconcino, adesso non mi ricordo esattamente dove? La via, lì, via centrale di Riva del Garda, e dal balconcino lui vedeva il lago, vedeva le vele che scorreva. Poi è andato su alla sua baita e dalla baita vedeva lo stesso il lago, in fondo, fino a Malcesine, sì, eccetera. Sì, sì. Ecco, tu quindi sei arrivato qua, però ad un certo punto hai aperto un ristorante. Sì. Com'è nata questa esperienza? Ma è nata semplicemente perché avendo scritto molte cose sul lago, e devo ringraziare a questo punto mio suocero, che non c'è più da molti anni, che era pescatore, e lui adorava, secondo la figura tipica dei locali, la campagna e il lago, acqua, pescatori contadini. Lui aveva un pezzo di terreno con l'uliveto e andava a pescare. E quindi mi ha iniettato proprio con la sua bontà, la sua questa cultura lacustre montana. Si sapeva usare le re, ma anche i scalini. Esattamente. Re esattamente, e scalini. Olio e pesi, che poi sono finiti, stanno finendo, esatto, nelle tue... Esatto. Allora io ho fatto diverse cosettine e poi a un certo punto, quando ci siamo trovati in locale così di mia moglie, abbiamo detto cosa facciamo? E io ho risposto semplicemente così. Dobbiamo trasformare la teoria in pratica. Basta. È nato un ristorante che adesso ci da quanti anni? Sono 13 anni, questa è la 13ª stagione, quindi siamo pargoletti ancora, se vogliamo. Ecco, però tu solo cucini pesce di lago. Solo ed esclusivamente. Anzi, vorrei essere un po' settoriale dell'Alto Lago, perché sono più vicino, poi ci sono un pesce di scoglie, insomma, basta guardare le montagne. Quindi profondità massima da qua a Gardiano sono 354 metri, quindi pesce di scoglio assolutamente, insomma. Ecco. Quindi tu al mattino vai dai pescatori? Sì, sì, ma passano anche loro, dopo con degli amici, ho intessuto ormai un rapporto di conoscenze tali, per cui la mia caratteristica è soprattutto questa, che facciamo ogni giorno il pesce di lago senza una lista cibi, perché non possiamo determinare quello che succederà il giorno dopo. Ho capito. Ecco. Anche perché non quindi vogliamo... Quindi chi entra sa già che deve mangiare quello che sa già. Però esatto, è roba pescata quel giorno, fresca, che non arriva non so esatto, da quale paese esatto, lontano. Fra l'altro ho anche un carissimo amico pescatore di Riva del Garda, che si chiama Alberto, che è riuscito, staccandosi, non so se lo conosce, staccandosi dal suo abituale lavoro, sì, lavorava in fabbrica, esatto, è diventato pescatore, si è dedicato, e finalmente anche la mia terra natale, Riva del Garda, dopo l'era gloriosa dei quelli che gestivano
Bonetti, dei Bonetti che avevano anche la, un negozio. Era glorioso di quei signori. Ecco, com'è la situazione del pesce nel lago di Garda? Allora guarda, risposta è semplicissima. Direi che più che il pesce mancano i pescatori, il pesce che ne è in abbondanza, anche perché Dio, la natura, chiunque sia, ha creato un equilibrio tale per cui se manca un pesce c'è l'altro, se c'è divieto di uno c'è quell'altro. Ecco, quali sono i pesci che sono sempre presenti sulla tua carta? Ma guarda, lavarelli, sarde, lucci, tinche. Ho capito. Magari il periodo in cui magari c'è il divieto per la riproduzione, ma e comunque quindi? C'è sempre. Ho capito. Non è mai esistito un periodo di in cui mancasse tutto il pesce, assolutamente. E tu sei aperto tutto l'anno? Tranne un periodo brevissimo a Natale, perché da ex insegnante faccio ancora le vacanze natalizie. Dal 24 dicembre all'Epifania. Sì, la deformazione professionale bisogna mantenerla. Hai tenuto questa abitudine, esatto, bene. Bene, allora, abbiamo sentito quindi Livio, che avevamo già incontrato precedentemente, abbiamo sentito questa bella poesia, La De Garda, abbiamo sentito qualcosa della sua attività professionale dopo che è andato in pensione dalla scuola. Naturalmente mi impegno a ritrovarlo ancora qui in una delle prossime puntate, perché ho già detto che lui è un grande appassionato di dialetto e mi interessa in questa mia trasmissione avere queste persone. Prima di concludere però adesso lasciatemi leggere alcuni vocaboli che ho già detto nella puntata precedente con Livio, che sono vocaboli tratti direttamente dalle poesie di Floriani. Quindi attenzione, carta e penna, ci sono già, che c'è la signora Marta col suo quadernetto pronta a scrivere questi vocaboli. Allora, entrec, l'accento fonico chiuso sulla seconda E, intero, impacciato. La gavagna o cavagna, una grossa cesta. La gradela, sulla quale si cuociono i cibi, è la graticola. La parisola, attenzione, io stavo per dire parisola all'archese, ma i rivali, la parisola con la O chiusa, è la cincia allegra. Beh, il pocio invece, con la O chiusa lo diciamo anche ad arco, è il sugo, l'intingolo. Il selem è il sedano. Smatafam, la focaccia salata arricchita di salumi. Poi un bel verbo, strossegar con doppia S o strozegar con la Z, che vuol dire trascinare, da cui le famose strosseghe. Strosseghe dei fiori. Esatto, strosseghe dei fiori, ma anche le strosseghe quando c'è Santa Lucia. Esatto. Poi attenzione, zavai, da cui il verbo zavaiar, cioè vaneggiare. Il zavai è la confusione, essere in confusione. Cernir, scegliere, selezionare. E poi concludo con il classico proverbio, attenzione, uganti e fioi, vedete l'ho detto alla rivana, non fioi, uganti e fioi, come degli arrivi e i trovi, sia gli uganti che i fioi, quindi bello, bisogna allevarli ben. Quindi, con questi 10 vocaboli tratti dalle poesie di Floriani, con questo proverbio, siamo giunti anche alla conclusione della puntata di oggi, naturalmente in questo luogo così bello, suggestivo, grazie alla presenza di Livio Parisi, che mi aspetto ancora. Grazie a voi. Verremo a trovarlo a Castelletto di Brenzone, però abbiamo già dato appuntamento alla baita su al Rifugio San Pietro, dove sicuramente andremo a ricordare Floriani proprio nel luogo che lui amava molto e dal quale godeva quel Lac de Garda che prima Livio ha così ben sintetizzato nella poesia di Giacomo Floriani. Quindi, ricordando ancora una volta Giacomo Floriani, grazie a Livio Parisi, vi ringrazio e vi saluto aspettandovi la prossima volta, sempre interessati e ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e saluti.